Nonostante le tragiche notizie del terremoto, il campionato di Serie A ha disputato il suo turno infrasettimanale per quanto riguarda la decima giornata del girone di andata. La capolista Juventus vince per 4-1 sulla Sampdoria e si lancia per ora in fuga solitaria, grazie alle firme di Mandzukic e alla doppietta di Chiellini e poi Pjanic. L'unico gol della bandiera blu cerchiata è stato di Schick. La Lazio si conferma all'Olimpico battendo il Cagliari per 4-1. Con le reti di Keita, la doppietta di Immobile ed Anderson. Il Napoli torna al successo battendo l'Empoli per 2-0 grazie a Mertens e Kirikes. L'Inter per ora salva il suo allenatore De Boer con il 2-1 al Torino grazie alla doppietta di Icardi, gol e granata di Belotti. Finisce invece la sfida delle Franchi in parità 1-1 tra Fiorentina e Crotone. Gli altri risultati della giornata: Genoa batte Milan 3-0, Chievo Verona Bologna 1-1, a Pescara Atalanta batte Pescara 1-0, a Sassuolo Roma batte Sassuolo 3-1. Il turno si completerà giovedì sera con il posticipo Palermo-Udinese.